Pare che qualcuno, qualche privato interessato, il proprietario con la complicità a questo punto del comune, stia cominciando ad abbattere l'hotel Posta di Nobbiaco. Se questo avviene, vuol dire che non c'è più lo Stato, che la regione autonoma non esiste, che i sovrintendenti non fanno il loro lavoro, che l'assessore, che sia Bessone o chiunque sia all'edilizia, non si preoccupa di quello che non appartiene alla regione, che il presidente Compatcher è evidentemente distratto, perché nessuno può abbattere un edificio che ha 100 anni, anche se non è vincolato. Andate a vedere, non perdete tempo, caro Compatcher, non ti permettere di far distruggere un edificio che ha 100 anni. E ti faccio un esempio. Se un signore possiede un dipinto di De Chirico del 1920, anche se quel dipinto non è vincolato, è un bene. E tutto quello che ha 100 anni è un bene. Questo vale per un'opera di D'Annunzio, per un'opera di Puccini, vale per le opere di grandi artisti del Novecento. Allora si fa un vincolo, si chiama vincolo, ci sarà anche nella regione e nella provincia autonoma. Non è che siccome siete autonomi potete fare quello che vi pare e lasciare che i privati distruggano gli edifici di 100 anni. Sarebbe come se bruciassero un De Chirico perché non è vincolato. Quindi, caro Compatcher, vai, 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 manda qualcuno, non fate omissione, datti d'ufficio. E Dobbiaco non è un'isola, non è un sultanato, è una città dell'Alto Adige. Avete il dovere di agire, altrimenti vi denuncerò alla magistratura. Chiaro? Chiaro, compatcher? Chiaro? Chiaro?